Il recupero della gualchiera di Cojano, il restauro delle ex stalle di Officina Giovani, la realizzazione del terzo lotto del percorso ciclo pedonale su via Firenze dal Ponte Petrino e il primo tratto del collegamento viario tra via dell'Alberaccio a San Paolo e via Suor Nicolina sono alcune delle opere inserite nel piano triennale delle opere pubbliche che il Comune di Prato intende realizzare da qui al 2023. 106 milioni di euro in campo, di cui quasi 28 per il 2021 e 31 per il 2022. Nello specifico, nel 2021 il Comune impegnerà quasi 2 milioni e 700 mila euro di risorse proprie per manutenzioni, cofinanziamenti e opere inderogabili. Per le opere di manutenzione saranno destinati anche 1 milione e mezzo di fondi recuperati dalla vendita di immobili e beni comunali. Le opere elencate in apertura saranno finanziate da oltre 2 milioni e 300 mila euro di mutui, mentre in 3 anni sono previste 21 milioni di euro di risorse statali ed europee per grandi progetti. A partire ad esempio dalla palazzina della PM dal piazza dell'università, ma anche l'ampliamento della scuola Fierciloni, un intervento fondamentale su cui è stato fatto un concorso di progettazione e che prevede di essere candidato poi ai cosiddetti mutui bei o ai finanziamenti statali per la realizzazione di un nuovo polo scolastico e di un parco pubblico. Accanto a questo si partirà nel 2021 con i primi interventi di forestazione urbana.